Bello, compatto, impenetrabile, vincente. Nonostante l'assenza di Capitan Cutolo, l'Arezzo incanta nel posticipo contro il Pontenera e vola al secondo posto solitario a soli 2 punti dalla capolista carrarese. Dal canto manda in campo Persano Brunori in avanti con Belloni ispiratori di lanci e giocate, Buglio micidiale negli inserimenti e Serrotti uomo ovunque. Il Pontenera sembra partire con personalità ma paga care 2 disattenzioni. Brunori si sblocca e porta avanti l'Arezzo nel primo tempo con imbucata centrale. Buglio raddoppia di testa confermandosi primo marcatore amaranto con 3 gol realizzati. Nella ripresa il Pontedera rimane in 10 per l'espulsione di Benedetti e gli amaranto sfiorano anche la terza rete. L'Arezzo piace con quella sensazione che nel cantiere di Dalcanto si stia costruendo qualcosa di solido ed importante. Abbiamo fatto un bel primo tempo, sì, potevamo chiuderlo rotondo e avremmo finito subito perché poi i primi 20 minuti del secondo tempo abbiamo concesso qualcosa che dobbiamo evitare di concedere, perché se l'avversario si procura le occasioni perché è più bravo ci sta, se l'avversario se le procura perché noi allentiamo non ci sta, quindi questo aspetto qua va migliorato, come ho detto ieri comunque fa parte del cammino di una squadra che deve crescere, che è giovane, quindi potevo pensare che venisse tutto a ciambella col buco. Andiamo avanti. È una squadra che lavora sempre con impegno, una squadra che ha delle qualità, perché sennò questa serie di risultati qua non verrebbe fuori. Quindi dobbiamo solo che pensare una partita alla volta, continuare a pensare una partita alla volta e andare avanti. L'assenza di Cutolo, che immagino a livello psicologico poteva essere, no, un problema, invece la squadra l'ha superato abbondantemente. No, Nello è un giocatore importantissimo, è capitano, è un punto di riferimento per tutti, è normale che non ci piace la sua assenza, però numericamente e qualitativamente siamo preparati a dover sopperire alle volte a qualche assenza pesante. Sono contento che oggi i 2 cinghiali davanti si siano mossi come si devono muovere, perché questa categoria qua alle volte fa sì che 2 giocatori con queste caratteristiche ti mettano più in difficoltà che magari arrivare col fraseggio, quindi va bene così.